un anno che si è concluso con grosso successo per quanto concerne l'attività portuale di Salerno diretta dal dottore Andrea Annunziata. Un anno che ha visto un bombardamento di flussi turistici non solo in occasione delle luci d'artista, ma in ogni stagione dell'anno. Un 2016 che si apre con quali prospettive, Presidente? Ma intanto con la possibilità di una legge nuova che dovrà riordinare tutta la materia della logistica, e quando parliamo di logistica parliamo di porti, aeroporti, interporti, praticamente economia che si muove in maniera più ordinata. Si teme questo tipo di accorpamento che ci dovrebbe essere, e cioè Napoli e Salerno insieme. Vediamo che succede, vediamo il governo che legge farà. Nel frattempo noi siamo alla vigilia di un periodo che si concluderà nel 2017 con il completamento di tutte le infrastrutture che abbiamo messo in campo, e cioè la modernizzazione definitiva del nostro scalo, che diventa sempre più competitivo, che diventa uno dei migliori porti d'Europa per sicurezza e per tutela dell'ambiente, un porto che cresce sempre di più. Abbiamo detto che è un porto che ormai ha il suo polo crocieristico, presto sarà inaugurata la stazione marittima, sul piano commerciale, container, autovetture, merci varie, cresce sempre di più, e tutto questo senza mai dimenticare, mentre abbiamo avuto e abbiamo ancora lavori in corso di una certa importanza. Figuriamoci, qua nel 2017 tutto sarà terminato, questo porto come e quanto crescerà. La nuova frontiera già stiamo mettendo a punto, e tante economie in più, non solo sulla costa ma anche nelle aree interne. Tutte le aree interne della provincia di Salerno potranno godere, e buona parte della regione, di attività portuali e aeroportuali di una certa importanza. Stiamo ragionando anche sui vantaggi fiscali per una nuova frontiera, insomma, nuovi investimenti, nuova e più occupazione.